Eccoci tornati per quella che è l'ultima parte di questa giornata insieme. Dottor Basilico, ci siamo. È stata una giornata veramente produttiva con tante cose interessanti che sono state dette. E questa è la parte più di celebrazione, lo faccio dire a lei, perché poi dovremo parlare con altre persone che si collegheranno con i nostri studi. Beh, sì, certo, come da tradizione, nei nostri convegni annuali premiamo le eccellenze, dei nostri partner che hanno collaborato con noi durante l'anno e, con questo, diciamo, awards, con questo premio, ci teniamo a sottolineare la collaborazione e, diciamo, il successo che entrambi abbiamo conseguito. E allora spieghiamo subito come funzionerà e poi iniziamo subito perché naturalmente è una delle parti più importanti, come avete sentito, di questi appuntamenti di Afiesca Informazione. Naturalmente il nome della categoria e poi la motivazione che lascerò insomma, illustrare dal direttore Basilico e poi naturalmente il nome del premiato e chi interverrà per fare un commento a caldo su questi riconoscimenti. Quindi io partirei, siamo d'accordo? Partiamo. Andiamo con la prima categoria, che è quella di miglior partner nella cessione del quinto. Motivazione. Il miglior partner nella cessione del quinto è quell'intermediario, nostro partner, che ha conseguito i migliori risultati nel corso dell'attività su questo specifico settore di produzione. Allora andiamo con il nome del vincitore, lasciamo giusto un attimo di suspense, ma io lo voglio dire subito. Vince Class Consulting e ritira il premio Luca Zuccaro, socio amministratore che è collegato con noi. Luca, ben trovato. Salve, buonasera, buonasera. Grazie per questo riconoscimento che non fa altro che rafforzare il rapporto sinergico che stiamo percorrendo con Afiesca. Class Consulting è una società di brokeraggio assicurativo, nonché TPA, specializzato nella distribuzione e gestione di coperture assicurative nel mondo della gestione del quinto. E dal primo giorno in cui Afiesca ha approcciato questo segmento di prodotto, Class Consulting ha affiancato la compagnia a 360 gradi, non solo nell'attività di distribuzione del prodotto assicurativo, ma nella gestione totalitaria dello stesso, con un'attività quotidiana sinergica di collaborazione stretta, di benchmark del mercato costante e di analisi introspettiva sulle performance dei singoli partner. E questo premio per noi rappresenta proprio la gratificazione di un lavoro che stiamo costruendo, poiché è un lavoro ancora in divenire, dinamico, con della progettualità che stiamo portando avanti per migliorare le performance del prodotto e per rendere pure il prodotto stesso innovativo sul mercato. Novità che spero vediate sul mercato a partire dal 1 gennaio 2021, dopo una lunga attività di progettazione fatta proprio con il dottor Basilico e con il team di Fiesca. Tanto, tanto, Grazie per grazie, questo. grazie a Luca Zuccaro. Dicevo, volevo solo seguire il suo ragionamento per chiudere anche con il direttore, insomma, ricevere un riconoscimento per aver fatto team e sinergia, aver creato sinergia in un momento, insomma, decisamente particolare. Questo credo sia ancora più da Assolutamente. sottolineare. No, Luca, un ultimo saluto da parte sua e poi la parola a Basilico. Assolutamente. Ringrazio nuovamente Afiesca per questo attestato di stima e sicuro che anche nel 2021 riusciremo a cogliere gli obiettivi auspicati. Grazie di nuovo e buona continuazione. Ottimo, insomma, saluto di Grazie a te, direttore. Luca. Grazie, Grazie, ti ho sentito. grazie a Luca Zuccaro, socio amministratore di Class Consulting. E allora andiamo avanti con la seconda categoria, il secondo premio, quello di miglior performance nella cessione del quinto. Motivazione. La miglior performance nella cessione del quinto è un'affermazione estremamente importante perché è un mercato non facile, assolutamente. Raggiungere i risultati che coniugano sia un'ottima produzione in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, è un risultato decisamente eccezionale. Quindi per questo motivo diamo questo premio. E allora andiamo subito a leggere il nome del vincitore, che
vediamo quando mi inquadrano di qui perché voglio dirlo proprio chiaramente. Eccoci qui, il vincitore è Fides e ritira il premio Franco Geranio, direttore commerciale, ben trovato. Buonasera a tutti. Un commento anche da parte sua, caldo insomma, dopo questo riconoscimento. Beh, sicuramente ringraziamo Fiesca sia per il premio ovviamente, ma per la partnership con la quale abbiamo instaurato ormai da qualche anno. Fides è un operatore storico sul mercato e ci avvaliamo solo di partner che hanno un orientamento al business pari al nostro, quindi attenzione al cliente, che sia l'agente piuttosto che il cliente finale, e un'ottima operatività. Questo, quindi ringrazio a nome di tutta la società a Fiesca per aver offerto in quest'ultimo periodo sicuramente un ottimo servizio e un ottimo prodotto da abbinare ai nostri finanziamenti. Beh, insomma, belle parole. Sicuramente parole condivisibili che ci fanno onore, e sicuramente questa è una collaborazione che continuerà nel tempo con tutte le novità che saranno disponibili già dal prossimo anno. Grazie a Franco Geranio, grazie. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto e noi andiamo avanti con il terzo riconoscimento. Miglior produttore. Motivazione. Allora, miglior produttore significa in realtà esattamente il produttore che ha realizzato la produzione più cospicua nel corso dell'anno. Quindi un grande impegno nel mettere a disposizione della compagnia una rete produttiva di sicuro livello e con una quantità di polizze prodotte assolutamente di rilievo. Quindi risultati. Il risultato assolutamente. Quella è proprio la parola chiave, sa che a me piacciono le parole, quindi ancora di più procediamo così anche per questi riconoscimenti. Andiamo subito a leggere il nome del vincitore. Dorotea, Insurance Broker, ritira il premio. Donato Di Stefano, direttore commerciale. Ben trovato, Donato. Sono molto contento di ritirare questo premio oggi. Dorotea in quest'anno molto particolare è riuscita a fare qualcosa di eccezionale, merito di Dorotea, merito del gruppo Tempo Casa, della quale Dorotea fa parte, che è riuscito, nonostante gli stress di mercato di questi ultimi mesi e quelli che ci aspetteranno nel prossimo trimestre, è riuscita davvero a fare qualcosa di straordinario, ad aumentare la produzione con la Fiesca, ad aumentare la produzione con tutti i partner assicurativi, e stiamo cercando di fare qualcosa di incredibile, che sarà quello di mettere al 2020 un segno positivo rispetto al 2019. Da direttore commerciale naturalmente è il mio obiettivo e ci auguriamo di seguirlo insieme ad Fiesca. Insomma, è bello sentire che il 2020 è migliore del 2019, visto l'anno un po' traballante, uso questo termine, certo, che stiamo vivendo, no? Questi sono i partner su cui noi contiamo. Esatto, insomma, nei momenti di difficoltà ancora emergere ancora di più. Grazie mille a Donato Di Stefano per aver partecipato e per essere intervenuto. Grazie mille, complimenti. Allora, andiamo avanti con miglior produttore, premi ricorrenti, altra categoria. Andiamo subito a leggere la motivazione con il direttore. Allora, il mondo assicurativo raccoglie i pagamenti, per dirla in termini molto, molto pratici, delle polizze con due modalità: o un premio unico anticipato o con dei premi ricorrenti, quindi con delle scadenze annuali, mensili, semestrali e quant'altro. Il produttore che collabora con noi, che ha operato con maggior attenzione nei confronti dei premi ricorrenti, quindi anche con una grande attenzione nei confronti delle disponibilità finanziarie del cliente che poi deve pagare questi premi, ha senz'altro meritato questo premio per la grande attenzione che ha messo in questa particolare tipologia di produzione. Perfetto, la spiegazione è molto chiara. Adesso andiamo a leggere il nome del vincitore, che è Money360. Ritira il premio Silvia Cauli, responsabile dello sviluppo commerciale. Ben trovata, Silvia. Grazie da parte mia, che mi occupo di questo sviluppo, e grazie da parte di Money360.
Il risultato che abbiamo ottenuto è di cui sono personalmente molto contenta e ovviamente frutto di questa partnership che ormai da qualche anno, già dal 2016, insomma, ci sostiene e ci guida. Quello che vorrei commentare insieme a voi è sicuramente il fatto che la nostra rete Money360 è una rete che è fortemente, è una rete di mediazione creditizia fortissimamente orientata al cliente. E la scelta di questo tipo di prodotti è evidentemente frutto di questo orientamento. Senza lo sviluppo fatto da Fiesca sul portale, proprio per quanto riguarda la preventivazione anche di questi tipi un po' più specifici e particolari di prodotti, senza il supporto di un back office incredibile e poi di una struttura complessivamente molto orientata a noi e molto presente, non l'avremmo potuto fare. Per quanto riguarda la mia rete, sicuramente dico che è una rete che predilige a tutti i costi la tutela del proprio cliente, anche ovviamente dovendo lavorare un pochino di più su un tipo di prodotto che non è semplicissimo da costruire dal punto di vista del collocamento, ma che risulta estremamente interessante proprio perché si caratterizza per il fatto di poter essere ritagliato sartorialmente sulla esigenza del cliente. Quindi bellissimi prodotti, bellissima la possibilità di poterli adattare meglio alle esigenze dei nostri clienti, così attenti alle necessità di spesa. Grazie ad Fiesca, perché soprattutto ci sostiene tanto anche in questa crescita. Lato mio, spero di poter portare risultati ancora migliori nei prossimi mesi e insomma, il nostro lavoro è tutto qua. Certo, insomma, emerge ancora la sensazione e il senso del lavoro di squadra. Assolutamente sì. Questi sono i partner su cui noi puntiamo tantissimo, perché hanno una condivisione totale dei nostri obiettivi, della nostra vision su come gestire il rapporto col cliente finale. Grazie. D'accordo, quindi grazie naturalmente anche da parte nostra a Silvia Cavulli, responsabile sviluppo commerciale, e grazie per essere stata con noi, complimenti per questo riconoscimento e questo premio. Allora, dobbiamo andare avanti e arriviamo all'ultimo riconoscimento, ovviamente non in ordine di importanza, perché i partner sono tutti importanti, soprattutto quelli che vengono premiati in questa occasione, e andiamo con la categoria miglior consulente polizze vita. Raccontiamo questo premio e diamo la motivazione. Il mercato delle polizze vita in Italia è un mercato ridotto, difficile, non facile. Approcciare questo mercato con creatività e impegno non è veramente da tutti. Quindi scelte innovative di comunicazione e di presentazione del prodotto e di consulenza al cliente sono sicuramente qualche cosa che ha bisogno di essere premiata. Beh, è un po' come abbiamo iniziato questo convegno di quest'anno, sì. Proprio io e lei nella nostra one to one, per così dire, no? Quindi l'esigenza del cliente ovviamente declinata sulle esigenze attuali, cioè quelle anche, che abbiamo certo. Dovuto rimodulare. Va bene, andiamo a leggere il nome del vincitore, che è Assitec, e ritira il premio Giuseppe Marino, amministratore. Giuseppe, bentrovato. Grazie, buonasera, ringrazio tutti per questo bel riconoscimento e soprattutto ringrazio Fiesca, che non è solo una compagnia di assicurazioni, ma per noi è un partner strategico. Con loro stiamo portando avanti diverse soluzioni, ma soprattutto stiamo portando avanti un nuovo modo di comunicare. Riteniamo che il mondo sia cambiato e questa pandemia stia accelerando un processo di comunicazione. Riteniamo altresì che l'aspetto del cliente debba essere sempre importante e che la parte umana debba essere sempre al centro, no? Il rapporto cliente-società deve essere sempre al centro di ogni interattiva. E così niente, stiamo portando avanti una trasformazione e stiamo cercando di trovare delle soluzioni congeniali che vengono bene anche a tutto questo momento molto particolare. In questo la Fiesca ci sta supportando e sopportando, e quindi non posso che ringraziare il dottor Basilico per tutto l'appoggio in questo momento molto particolare. Insomma, nei rapporti c'è sempre la supportazione e il supporto, no? Assolutamente, cioè, entrambi sì. Sono due lati della stessa medaglia. Devo dire che con Assitec la cosa è assolutamente facile, perché è un ottimo partner anche da questo punto di vista. Ecco, così almeno abbiamo tolto ogni dubbio. Grazie Giuseppe Marino e complimenti per insomma, questa sinergia e per il premio. Grazie.
E noi siamo in conclusione. Io volevo giusto naturalmente concludere con il direttore di Afiesca Italia, Pierfrancesco Basilico, così in breve, tirando un po' le somme di questo primo convegno totalmente digitale, visto che stiamo un po' facendo il bilancio di quest'anno che in qualche modo ci stiamo lasciando alle spalle, no? Che però ci ha dato tanti insegnamenti, questo è emerso in parte durante la giornata, quindi insomma tiriamo un po' le somme prima di salutarci. Allora, se si possono tirare delle somme prendendo lo spunto dalla digitalizzazione del convegno, direi che ci sono fondamentalmente due fil rouge che conducono tutto, che collegano tutto. Il primo è quello che l'attenzione verso il nostro cliente finale, e quindi l'assicurato, deve essere rafforzata e deve essere sempre più dedicata a garantire la completa soddisfazione dei suoi bisogni. Bisogni che oggi devono essere soddisfatti e devono essere intercettati con delle modalità che probabilmente non sono più quelle di prima, o perlomeno non sono quelle di prima in parte, ma se ne devono aggiungere delle altre. Ecco il perché della forte input di digitalizzazione delle attività. E quindi direi che se dobbiamo chiudere questo nostro convegno 2020, direi che le cose fondamentali da dire sono mai fermarsi di fronte alle difficoltà, pensare sempre di reagire al meglio e trovare delle soluzioni per soddisfare sempre in maniera continuativa e con un alto livello di servizio i nostri partner. Ci aggiungo solo, ma credo che sarà d'accordo con me, che se ci sono le basi si può anche andare più veloce, e a volte la velocità ovviamente con le basi, con razionalità e studio e formazione, insomma, serve sempre, perché si possono anticipare gli altri, no? Certamente. Quindi diciamo che abbiamo messo gli ingredienti di una nuova ricetta, quella che abbiamo semplicemente anticipato rispetto ad altri tempi. Questo è un po' l'insegnamento del convegno 2020. Benissimo, andiamo a cuocerla adesso. Andiamo a cuocerla, esatto, è ora. Va bene. Grazie. Grazie naturalmente a chi ci ha seguito e grazie a Pierfrancesco Basilico, direttore generale di Afiesca Italia, per questa giornata che comunque è stata molto costruttiva anche per noi e, ripeto, anche per i nostri telespettatori. Grazie a voi per la collaborazione. Grazie. E con questo è tutto. Naturalmente ancora ringraziamenti a voi e restate sulle fonti TV. Grazie mille per la vostra attenzione, come sempre.